Deutsch und wir haben halt die Werte, die für das Euregio stehen, einmal aufgeschrieben und hat Gedanken darüber gemacht, welche Werte es da gibt und was uns das für später bringen kann. Und der erste Punkt ist vermutlich der bekannteste, und zwar das Kennenlernen von Kultur und Tradition. Sicher, man hat, es heißt immer, ja, okay, Südtirol, Osttirol, Nordtirol, ist irgendwie alles das Gleiche, aber es ist halt doch so verschieden und es gibt andere Traditionen und die lernt man halt auch kennen, wenn man sich im anderen Land aufhaltet. Dann auf jeden Fall internationale Freundschaften knüpfen, verschiedene Meinungen und Ideen teilen und eventuell auch Zukunftschancen im Ausland dadurch generieren. Und das alles kann man jetzt, das ist vielleicht für Wirtschaftsschüler interessanter, auch so zusammenfassen, dass man sich auch überlegt, später mit Hilfe von dem ganzen Euregio, sei Unternehmen oder irgendein Unternehmen auch in Italien zu gründen, wenn man aber Tiroler ist, weil man da Freundschaften hat, Kontakte hat oder wenn man da mal einen Schüleraustausch gemacht hat und man denkt, okay, das geht da besser wie in Nordtirol. Dann ein weiterer Punkt ist geografische und ideologische Grenzen abbauen. Dann Leichtigkeit im Umgang mit den verschiedenen Sprachen. Das kennen wahrscheinlich die, was Italienisch lernen oder Deutsch lernen, dass man sich halt überlegt, okay, was heißt das jetzt, welche Person, wie muss ich das jetzt konjugieren, deklinieren. Und wenn man sich da jetzt länger in dem Land aufhält und jetzt mit der Sprache mehr in Kontakt kommt, dann wird man sich da sicher auch leichter. Weil das geht einfach prinzipiell darum, Erfahrungen zu sammeln und Vorurteile abzubauen. Feststellungen der Gemeinsamkeiten sind auch ein interessanter Punkt, wenn man halt auch drauf kommt, okay, Essensgewohnheiten, gemeinsame Feiertage, man hat ja doch wieder Gemeinsamkeiten. Dann, um wieder zur Sprache zurückzukommen, es erleichtert das Sprachenlernen, wenn man die Sprache jetzt im Land lernt und in der Schule. Und man kriegt neue Blickwinkel auf die eigene Gemeinschaft, wenn man jetzt weiß, wie das woanders abläuft und was man manche Sachen mehr zu schätzen, wie es daheim ist, oder was sicher, dass manche Sachen da besser laufen. Danke. Innanzitutto buongiorno a tutti, sono Baldo Alessio e siamo stati nel terzo gruppo, appunto, e siamo concentrati sul definire qual è il valore dello scambio linguistico. Siamo partiti dal presupposto che è il linguaggio ad essere il primo vero punto dell'importanza di uno scambio linguistico e quindi partendo dal presupposto che il linguaggio è pensiero. Il linguaggio è la prima, è il punto fondamentale per buttarsi a pieno negli usi e costumi di un popolo. Buttarsi negli usi e costumi di un popolo per poi creare legami oltre confine, intrecciare, creare una rete di informazioni, una rete ideologica di informazioni tra paesi e regioni in maniera transculturale, un po' quello di cui si occupa in parte l'Euregio. E quindi attraverso questo eliminare idealmente le costrizioni poste dai confini geografici e ideologici che sono posti dagli stati e dalle regioni. E voi vi chiederete ovviamente a cosa porta questa eliminazione. E io vi risponderò con molta felicità. Innanzitutto dal punto di vista linguistico questa eliminazione comporta un incremento dell'elasticità mentale. Come voi sapete, una persona che parla due lingue è molto più svelta nel pensiero e nel ragionamento, è molto più pulita nel modo di parlare, di esprimersi. Inoltre rende la mente più aperta, più libera, libera dai pregiudizi, dai luoghi comuni e crea una visione, diciamo, asettica della realtà. Si trova quindi, come stiamo tutti sperimentando in questi tre giorni, l'uguaglianza anche nella diseguaglianza. E voi vi farete un'altra domanda, ovviamente, giusto? A cosa porta veramente nella pratica lo scambio linguistico? Ebbene, porta opportunità, perché come sapete l'investimento in cultura è quello col più alto tasso di interesse, più dai e più ricevi. E cosa porta appunto in pratica? Un patrimonio linguistico che in termini di istruzioni scolastiche rende l'apprendimento molto più semplice in termini di sintesi e di elaborazione dei concetti, ma soprattutto in ambito culturale, in ambito lavorativo, un territorio nel quale ci si può spostare, che è tre volte più grande di quello in cui vive un monolinguista, rende triplice la possibilità di trovare lavoro. Di conseguenza, aprite ai confini e buona giornata.
scuola di unsere Arbeit in Italienisch vorstellen. So, bitte laut und deutlich. Allora, adesso presenterò in italiano il nostro lavoro e invece poi Matteo lo presenterà in tedesco. Allora, ci avevano posto una domanda abbastanza semplice, che era: a quale livello scolastico di età sarebbe stato giusto proporre gli scambi linguistici scolastici? Noi diciamo che abbiamo cercato di rispondere inizialmente a questa domanda, però poi ci siamo accorti di come fosse riduttivo rispondere a solo a questa domanda senza immaginare un processo più completo. E allora abbiamo, diciamo, questo processo più completo. Allora, iniziare direttamente con uno scambio linguistico può significare per alcune persone che magari non hanno mai avuto contatti, sì, hanno magari studiato tedesco, ma non hanno mai effettivamente provato sulla propria pelle cosa vuol dire cambiare realtà, approcciarsi a un nuovo tipo di cultura. E abbiamo detto, perché non iniziare fin dall'asilo? Abituare fin dall'asilo i bambini a giocare, a esprimersi, a lavorare in più lingue, quindi non solo l'italiano ma anche il tedesco. E questo è lo step iniziale. Il secondo step sarebbe stato quello che alle elementari forse era troppo forte, diciamo, troppo, azzarderei dire, violento spostare un bambino che può avere magari 7, 8, 10 anni per un mese o 3, 4 settimane dalla sua famiglia in un altro stato, in un'altra famiglia. E abbiamo pensato inizialmente di fare degli scambi un po' più corti, di circa una settimana, un po' più leggeri, diciamo. Per poi spostarci invece alle medie, dove questi scambi saranno più intensi, più completi, per poi arrivare al risultato finale, che sarebbe quello di una scuola superiore, dove si possono fare degli stage, dei tirocini in altri stati, quindi arrivare a una conoscenza completa della lingua, della cultura e anche di quello che è il mercato del lavoro. Am Anfang mussten wir nur eine einfache Frage machen, antworten. Auf welcher Ebene sollte man einen Schüleraustausch machen? Wir haben ein bisschen gedacht und das war ein bisschen nicht so leicht so. Weil Grundschule, ja, hat viele positive Aspekte und negative. Mittelschule ein bisschen weniger, aber wir haben gesagt, wieso machen wir den ganzen interkulturellen Prozess nicht? Wir haben gesagt, ja, alle sagen, ja, beginnen wir mit der Grundschule. Wir haben probiert, schon im Kindergarten das zu machen. Zum Beispiel eine zweisprachige Aktivität. Zum Beispiel auch kleine Spiele oder so. Dann in der Grundschule kurze, drei Tage so, kurze Austausch machen. Und in der Mittelschule schon in eine Gastfamilie ein paar Monate oder schon auch ein Jahr gehen. Dann in der Oberschule Erasmus oder Praktikum im Ausland machen. Erasmus werde studieren im Ausland. Und Praktikum auch schon arbeiten. Ein Jahr, 3 Monate so, aber das Prozess wäre die beste Idee. Dei partecipanti, insomma, del nostro laboratorio. Poi abbiamo deciso di ampliare un po' il tema
Also unsere Gruppe hat, hätte auch die, hätte mit den Vorschlägen für die eigenen einzelnen Schulen arbeiten müssen, aber wir sind vielleicht ein wenig abgeschweift, weil wir gesehen haben, dass unsere einzelnen Schulen gemeinsame Faktoren haben, die vielleicht Probleme sein könnten, um ein Auslandsjahr oder um einen Austausch zu machen. Allora, una cosa molto importante sarebbe sensibilizzare i professori e i dirigenti stessi sul tema degli scambi linguistici, perché molto spesso quando c'è un ragazzo che è propenso, insomma, all'idea di partecipare a un certo tipo di progetto, sono gli stessi professori che frenano questa attività perché ritengono superfluo o addirittura dispersivo il partecipare a un'attività, diciamo così, come questa. Wir haben gesehen, dass ein wichtiger Punkt für uns, zum Beispiel der erste, gewesen ist, Lehrer und Direktoren zu sensibilisieren, einen Austausch zu machen. Und das hauptsächlich in einzelnen Fällen, wenn ein einzelner Schüler ein ganzes Jahr weggehen will oder vielleicht monatelang. Und das, weil die Direktionen es manchmal ungern sehen, wenn man Schulzeit verliert, obwohl man für die Bildung ja eigentlich eine große Bereicherung hat, wenn man einen Austausch macht. Un'altra cosa molto importante sarebbe valorizzare e far pubblicità, diciamo così, a questi scambi, sia come anno scolastico, diciamo nel tipico quarto anno all'estero, oppure sia l'estate, perché non è solo un arricchimento, diciamo così, del curriculum, ma anche un arricchimento personale, si fanno esperienze, si parlano con nuove persone, nuove amicizie, si incontrano nuove culture, una cosa insomma che arricchisce la persona. Ja, genau. Die Schule sollte für den kulturellen Austausch eben werben. Und das nicht nur Austausch während der Schulzeit, aber auch im Sommer. Und wir sollten immer daran denken, Austausch und neue Erfahrungen bereichern unsere eigene persönliche Bildung. Una cosa che abbiamo ritenuto importante è quella di cambiare i criteri di selezione per partecipare a questo tipo di attività offerte dalla provincia piuttosto che dalla regione. Infatti molto spesso un fattore vincolante è quello di avere un certo livello linguistico per iscriversi. Però noi abbiamo pensato che insomma una persona, se ha un basso livello linguistico comunque e non ha ancora cominciato uno studio molto intenso della lingua, ha molto più bisogno di uno scambio, di andare all'estero per impararla rispetto a qualcuno che la sa già. Quindi bisognerebbe cambiare un po' i criteri di selezione. Das Sprachniveau sollte keine Rolle spielen, wenn es darum geht, einen Austausch zu machen. Oft sehen es Schulen schlecht an, wenn jemand ein schlechtes Sprachniveau hat oder die Sprache nicht gut beherrscht und in dem Land, in dem die Sprache gesprochen wird, einen Austausch machen will. Jedoch sollte das kein Kriterium sein. Man sollte genau Schüler, die gerne ins Ausland gehen würden und jedoch die Sprache schlecht sprechen, dazu bringen, eben ins Ausland zu gehen oder Una cosa molto importante che di solito è abbastanza trascurata è il rientro dello studente da questo tipo di attività all'estero. Infatti molto spesso c'è molta confusione al rientro per i voti, i crediti scolastici. In Austria in teoria non hanno crediti, ma comunque penso che anche lì con i voti ci sia un po' di confusione al rientro. Quindi riteniamo che bisognerebbe standardizzare un po' le cose per rendere più facile il rientro, perché insomma non è una cosa da trascurare. Wir finden auch, Schulen sollten die Eingliederung des einzelnen Schülers, der von einem Austausch zurückkommt oder von einem Auslandsjahr zurückkommt, erleichtern, weil es dann oft Probleme mit einer nicht standardisierten Sprache der Noten gibt oder zum Beispiel werden Guthaben nicht angereichert. Deshalb finden wir eben, die Schule sollte sich mehr dafür engagieren, den Schüler, also dies gut zu heißen. Ja, jetzt unterstützen. Dankeschön. Danke.